Accade oggi 17 agosto 1975. Il Gran Premio d'Austria è colpito da un fortissimo acquazzone che ne ritarda anche la partenza. Al via Lauda, che parte in pole position, resta in testa, seguito da Hunt e da Depailler. Ma sotto il diluvio ad esaltarsi è Vittorio Brambilla, che da sesto inizia a risalire la classifica superando Fittipaldi, Stuck, Depailler e Lauda, che prima viene superato da Hunt, il quale deve però arrendersi anche lui al pilota monzese, che con queste condizioni proibitive è il più veloce di tutti. Al 29esimo giro si decide di interrompere la gara e a Vittorio sul traguardo viene sventolata la bandiera a scacchi e, in preda alla felicità, nell'esultare va in testa a coda sbattendo contro le barriere e danneggiando il musetto. Ma la gara è finita e vinta in maniera magistrale.